È stato veramente un progetto molto lungo, è durato quasi un anno, però è stato molto soddisfacente perché abbiamo incontrato parecchie comunità, circa 20 comunità in tutta la regione Sicilia, la maggior parte delle quali sono state delle scuole, in cui abbiamo incontrato tanti ragazzi che si sono manifestati veramente sensibili a questo problema, a quello dei rifiuti. Oggi credo che anche questo convegno sia all'altezza delle aspettative, sia per il parterre oggi qui presente, ma anche per i contenuti di questo incontro, da cui è venuta fuori finalmente una proposta da parte anche delle associazioni dei consumatori. Molto focale è quello di costruire un modello locale, cioè senza prendere in considerazione i modelli di altre regioni, di altre nazioni, che probabilmente qui fallirebbero per diversità anche nelle modalità di consumo. Il progetto ha mostrato alla sua conclusione un risultato molto chiaro, l'interesse verso i rifiuti e ancor prima verso il riciclaggio e il riutilizzo sono argomenti vivi, sono argomenti di profondo interesse e sono argomenti che necessitano di una risposta. Secondo noi è un tema questo centrale, soprattutto nell'ottica del consumo, considerando i rifiuti non come una parte avulsa da un processo di consumo, ma come una parte integrante e sostanziale, in particolare la parte finale, quindi sono il risultato e sono l'oggetto del post-consumo. I dati sull'andamento la raccolta differenziata nei comuni della Sicilia sono assolutamente confortanti per la maggior parte dei comuni. La differenziata ha ripreso la crescita che si era fermata a maggio-giugno a causa della mancanza degli impianti di compostaggio, di una crisi dovuta agli impianti e agli incendi. È stato un momento molto difficile. Sono di nuovo in crescita e abbiamo raggiunto a settembre il 24%. Questo numero però va letto in modo intelligente. Se da questo 24% togliessimo le grandi città, Palermo, Catania, Messina e Siracusa, che abbassano la media perché mediamente sono intorno al 10%, il resto della Sicilia sarebbe al 30%, quindi una cifra a questo punto seria. Non è il 40-45% della media delle regioni meridionali, però ha delle ottime prospettive di crescita. Beh, al di là di tutte le sperimentazioni nei diversi step, il porta a porta è assolutamente fermo, non solo sui risultati ma anche sul modello che è stato sperimentato in diverse fasi. Oggi però la politica deve porsi un problema, come tracciare una forte discontinuità con tutto questo sistema di imprese, collusioni che invade e pervade il settore dei rifiuti. Probabilmente una riflessione sul cambiare sistema e per esempio tornare a una gestione diretta per un periodo in modo tale da bonificare tutto ciò che questo clima, questa atmosfera che si respira. È una situazione di emergenza in questo sistema di rifiuti bloccato da oltre 20 anni, e penso che il nuovo governo regionale debba affrontare con estrema urgenza una situazione di stallo così forte che si ripercuote ovviamente sui lavoratori. È necessario finalmente uscire con un piano organico del sistema, di riorganizzazione del sistema che sia legato a quello dell'energia.